Alfio Torrisi, 24 ore alla gara con il Real Paternò, c'è tanta voglia di riscatto pur nelle difficoltà perché mancheranno 4 dei tuoi giocatori tra squalifiche e infortuni. Sì, questa è l'unica lota dolente per la partita domani. Speriamo di recuperare qualcuno in extremis, che il nostro presidente sta mettendo tutti i mezzi possibili e immaginabili per recuperare forse Satar. Domani vediamo se si riaggrega in gruppo anche Mannino, nonostante una settimana particolare per lui. E vediamo, oltre alle assenze, vi dicevo, Satar, Marco Inzerra, Federico Luca squalificato e inoltre anche Mattia Mannino, che speriamo di recuperare. Però a prescindere da questo, ancora paghiamo queste le conseguenze della partita dove gli danno la beffa di domenica scorsa. Però dobbiamo pensare a domani, una partita importante, una partita fondamentale, dove naturalmente incontreremo un avversario più quotato di noi sulla carta, però in queste partite dove siamo anche rimaneggiati, io domando alla squadra una prestazione con di cuore, una prestazione dove bisogna uscire il carattere, la voglia e dove dobbiamo far valere il fattore campo che siamo in casa. Ti aspettavi che il Real Paternò fosse travolto così in maniera indecorosa, possiamo dire, dalla città di Ragusa domenica scorsa? Ma guarda, io presumo che la partita, certe volte il risultato del 4-0 è bugiardo, perché la differenza dei valori in campo tra il Paternò e il Ragusa sicuramente non è di 4 gol. Però l'abbiamo vissuto noi stessi domenica con l'Atletico Catania, abbiamo perso 4-1, magari non vede la partita e dico comunque non c'è stata storia. Io so benissimo che le partite possono andare in un verso, in un altro verso, in base anche agli episodi, come sicuramente avranno condannato noi gli episodi, avranno condannato anche il Paternò, che può anche incappare in una giornata storta. Non ci dimentichiamo però che la domenica prima ha battuto l'Atletico Catania 1-0, quindi a maggior ragione questo fa pensare che nel calcio si vive di domenica in domenica e gli episodi possono alcune volte condannarti, alcune volte agevolarti nel risultato finale. Noi sappiamo che il Paternò è una squadra attrezzata per fare bene. L'unico rimpianto che abbiamo, rammarico, è non potercela giocare con tutti i giocatori a disposizione come avevamo fatto con l'Atletico Catania, almeno fino al primo tempo. Però ti ripeto, noi dobbiamo fare punti, cercheremo di dare il massimo. Infatti mi auguro che i ragazzi, per come abbiamo la partita, la possano interpretare domani, perché questa è una partita dove oltre alla tattica e alla tecnica bisogna metterci la voglia e il cuore. E io aspetto risposte importanti da persone che hanno giocato di meno, magari domani penso che possano dare qualcosina in più, a maggior ragione per dimostrare che devono avere più spazio. E quindi dicevo, come dicevo prima, domani mi aspetto una prestazione da tutta la squadra, dove prima di ogni cosa metteranno la grinta, la voglia di fare bene e il cuore.